Sulla sabbia rigela colore della paglia, mi stendevo fanciullo in riva al mare antico di Grecia, con molti sogni nei pugni stretti e nel petto. Là Eschilo esule misurò versi e passi sconsolati. In quel golfo arso l'aquila lo vide e fu l'ultimo giorno. Sono versi di Salvatore Quasimodo. Egli è nato a pochi chilometri da questo golfo arso, da questa sabbia colore della paglia. E come in lui, nella sua poesia e nelle sue interpretazioni dell'antica poesia, profondamente l'anima della Sicilia greca rivive nella condizione umana di oggi, così in questo luogo e nella gente che qui è nata e vive. In forme spesso vaghe ed oscure, di leggenda e di superstizione, di abitudini, di esaltazioni, di divieti, le civiltà sepolte qui affiorano nel cuore umano, come da questa terra sabbiosa le colonne, le monete, le anfore, i monili, le statue, le planimetrie dell'antica Gela. I sogni dell'antico mondo sepolto, delle cose sepolte, qui tra questa gente sono frequenti. Propriamente sogni, sogni di rivelazione, sogni in cui i morti vengono a confidare ai vivi i luoghi della ricchezza sepolta, della trovatura. E non sempre queste trovature, spesso come da un suggello contrassegnate dal nitido e lontano profilo di Aretusa, finiscono nei musei dello Stato. Per un sogno che ha avuto, quest'uomo ha cominciato a disseppellire dalla sabbia le antiche mura di Gela. Ora ne è il custode. La storia delle antiche mura fa ormai parte della sua vita. Egli ha ricreato nella sua mente, come all'opera dei pupi o nella pittura dei carretti, antichi fatti di guerra. Ne ha fatto una pascarelliana storia nostra. Lo sbarco dell'armata cartaginese nell'anno 405 a.C. per lui non è più lontano di quello della settima armata americana. Quando hanno costruito queste mura, sabbia non esisteva e si constatava che tutta sabbia trasportata dall'Africa, dei gribbi, dei venda. Questa porta serviva per difesa. Qui si ci metteva a sentire la guardia. Caspata, un muro ci guardava in spalle, un scudo ci guardava in botte di spade. Lui tirava spade e diceva: da qui non si passa. Ma se notanti... Ma al di là dei reperti archeologici, sotto questa sabbia che è ancora misura del tempo umano, giaceva nel tempo geologico una più grande trovatura. Una trovatura che i sogni non avevano mai rivelato. Una enorme ricchezza che soltanto dalle esatte macchine poteva essere svelata e raggiunta. E le trivelle dell'Agip mineraria penetrarono pazienti e metodiche in terra e sotto il mare. Il primo giacimento petrolifero, scoperto sul finire del 1956, cambiò volto alla zona. Le torri metalliche, le pompe a cavalletto, le tubazioni entrarono nell'antico panorama come simboli di una netta frattura con il passato. Si apriva così per la Sicilia un nuovo capitolo della sua storia. Sorto sulle rovine dell'antica Gela, questo paese che si chiamò Terranova dal 1230 al 1927 era un paese come tanti altri della Sicilia. Paese di mare eppure viveva soltanto di agricoltura, poveramente, stentatamente, in forme di vita ancora primitive, lontane, come al confine di una civiltà, di un mondo, come fuori del tempo. Questa terra che conosceva soltanto l'aratro a chiodo, che appena ne rivoltava la superficie, è ora percorsa su e giù, come dalle spole di un possente telaio, dalle ruspe, che procedono al lavoro di spianamento dei 500 ettari di terreno su cui sorgerà un grande stabilimento petrolchimico dell'Anic Gela del gruppo Eni. Lo stabilimento, utilizzando il petrolio e il metano scoperti in Sicilia dall'Agip mineraria, produrrà combustibili, fertilizzanti, materiali plastici ed altri prodotti chimici. Nell'area ormai delimitata dello stabilimento sorge la pilastrata del primo edificio. L'ingresso del cantiere è segnato dai cartelli. Prendono già forma le strade che si snoderanno per 40 chilometri. A
Al margine è rimasta soltanto una palma. Le isole che le strade delimitano sono per ora segnate da cartelli dietro i quali sorgeranno le strutture degli impianti. Si traccia e si scava il canale che difenderà l'area dello stabilimento dalle rare ma a volte tragiche alluvioni. Dalla realtà che qui sta sorgendo, passiamo a quella che forse tramonta. Alla vecchia Terranova, così come filtrata dalla lontananza e dalla memoria, la si ritrova nel racconto La Garibaldina del siciliano Elio Vittorini. C'erano porte spalancate nere di vuoto. Finestre ovunque spalancate, tutte nere di vuoto. O porte e finestre chiuse come se lo fossero, nere di secoli su secoli, da prima del diluvio. I muri erano di polvere che si screpolava. Il vento, quando soffiasse con la forza del maestrale, poteva sollevarne dalle facciate, gialla della creta o sabbia che era stata. Perciò le case, anche se avevano grandiosità di palazzi, apparivano informi. E l'ammonticchiata mole della chiesa madre, sabbiosa nella gradinata, sabbiosa nelle colonne, sabbiosa di architrave in architrave, tra fenditure di ombre, fin dove dormivano i colombi e i bronzi delle ore. Ora Gela è una città che è come il cuore della nuova realtà della Sicilia. Per le sue strade, di notte come di giorno, c'è un'animazione, un movimento, un'aria da città di pionieri. E non manca purtroppo delle città dei pionieri nemmeno qualche elemento deteriore, che qui non è però il portato del nuovo, ma la sopravvivenza di antiche abitudini alla prepotenza, al sopruso, e va scomparendo nell'affermarsi della nuova realtà. Il superfluo prende posto dentro un mondo che prima era duramente condizionato alla ricerca ansiosa del necessario. La televisione, il frigorifero, le cose che fanno comoda o abbelliscono la casa e la vita cominciano ad esistere anche per questa gente che prima trascinava la vita con un reddito medio annuale di 50.000 lire pro capite. La frontiera della civiltà industriale, finalmente spostatasi verso il sud, l'ha tolta al gramo lavoro della campagna. Dal suo lavoro sorgerà una città di cemento, di acciaio, di vetro. Si scavano le trincee in cui vengono interrate 100 chilometri di fognature e condotte d'acqua. Prende forma il primo edificio destinato ad accogliere gli uffici tecnici. Si preparano le massicciate, si posano le traversine e i binari sui quali per 16 chilometri correranno all'interno della fabbrica i convogli ferroviari. Nelle isole dello stabilimento cominciano a sorgere le opere industriali. Crescono i due enormi camini della centrale termoelettrica. L'antica palma viene risparmiata, quasi simbolo vivo del luogo, emblema della storia mediterranea. Si impostano i grandi archi dei magazzini ove verranno raccolti i fertilizzanti prodotti dallo stabilimento. Vengono innalzate le strutture delle officine e dei magazzini per le scorte dei materiali di manutenzione. Si delinea l'ingresso allo stabilimento, che vedrà passare tra poco migliaia di operai. Come già nei campi, questi uomini lavorano sotto un sole feroce. La testa protetta da un fazzoletto accoccato agli angoli, elemento che in ogni parte del mondo fa riconoscere l'operaio siciliano. Sono uomini ancora chiusi nel secolare bozzolo contadino. Consumano l'acqua, il cibo, il riposo con la parsimonia e l'avidità del contadino, assaporando ogni boccone e ogni minuto. Vien fatto di pensare alle bellissime pagine che Luis Cernuda ha scritto sul riposo, l'idea e il modo del riposo, l'atteggiamento della mente e del corpo del contadino messicano. Qui, a guardare questi uomini, nelle pause del lavoro o nelle strade, davanti alle porte, nei caffè, in certi indugi, in certi abbandoni, in certe forme di riposo, si può anche avere l'impressione di essere di fronte ad un mondo in cui l'ozio sia assoluta condizione e aspirazione.
Invece questo è un popolo che per secoli, duramente e con avaro frutto, ha faticato sui campi, nella zolfara. Sono proprio questi uomini nella pianura di Gela che collaborano adesso alla nascita di una grande industria. Il suolo è quasi scomparso sotto le geometrie del cemento, dell'asfalto, dell'acciaio. I primi impianti e gli edifici appaiono già imponenti. Le ciminiere e le incastellature della centrale termoelettrica, il locale per la mensa, i capannoni, i magazzini dalle volte paraboliche, l'impianto polietilene e i suoi muri di protezione. La radice del pontile con le grandi bocche per l'acqua di mare. Nell'isola destinata alla centrale prendono forma i blocchi delle caldaie chiusi da pareti di tubi. È già tracciato il canale, un fiume artificiale che attraversa lo stabilimento e porterà l'acqua del mare per il raffreddamento degli impianti. Sulla spiaggia le macchine si apprestano a infiggere i pali per il sostegno del pontile. Accanto alla palma corrono rettilinee le strutture per l'appoggio delle tubazioni. I primi serbatoi mostrano la loro mole. Sulla ferrovia interna passano i convogli carichi di materiale per i montaggi. Si costeggia il primo impianto di distillazione atmosferica del petrolio con le torri ed il forno. Nel canale viene finalmente immessa, attraverso una tubazione provvisoria, l'acqua del mare. I primi impianti sono prossimi all'avvio. Le torri ora splendono al sole. Scintillio di vernici e di protezioni argentee per le coibentazioni. Ma accanto alla gigantesca opera, cui concorre il lavoro di tanti uomini, mentre sulla piana si leva un nuovo orizzonte fisico e umano, nella vecchia Gela sopravvivono attività come questa. Si fabbricano ancora i vividi e cigolanti carretti istoriati dalle gesta di San Giorgio e di Orlando, di Napoleone e di Garibaldi. E ancora vanno i carretti per le strade della Piana, per le strade della Sicilia. E sembrano lontani e irreali come i miti che le loro fiancate dipinte raccontano. Nel porto di Gela, che finora ha accolto soltanto un traffico di piccoli battelli, giungono trainate da rimorchiatori le grosse apparecchiature che non è stato possibile trasportare su strade o per ferrovia. Issate su carrelli, esse vengono avviate allo stabilimento, talvolta in mezzo alle impreviste difficoltà del maltempo. La camera a coppie che vediamo arrivare pesa 130 tonnellate e dovrà essere innalzata con altre tre gemelle per costruire il cuore dell'impianto di coking, il più caratteristico del ciclo di lavorazione del greggio di Gela. Per l'operazione di sollevamento della camera a coke sono al lavoro quattro altissimi falconi, insieme con la più grossa gru semovente del cantiere e con possenti argani. La camera viene poggiata sulla struttura di sostegno in cemento armato e ad essa assicurata con i bulloni di fondazione. Lentamente, con meticoloso e attento lavoro, si è inserita nel paesaggio e da ora in poi ne farà parte, come prima le dune e gli alberi.